Che mani fredde. Aspetta, vieni qua. No! Oddio, lo senti? È il flusso dell'amore! Come? Sì, l'ho letto sull'oroscopo! Cioè, praticamente funziona che noi ci riscaldiamo proprio per questo motivo, perché i cuori a un certo punto cominciano a battere insieme, no? E quindi sprigionano un'energia che è calda, cioè a volte è caldissima! No, aspetta, Azzurra. Flusso dell'amore fino a un certo punto è una questione di principi. Oddio, anche te credi nei principi, anch'io! Famiglia, amicizia, rispetto... Rispetto, cioè rispetto è importantissimo. No, principi della termodinamica. Aspetta, chiudi gli occhi. Si abbia un corpo A, sia dato un corpo B, e siano in equilibrio termico fra loro. Si prenda un corpo C, equilibrandolo con B, e secondo quanto afferma il principio zero, A e C sono in equilibrio termico, e quindi hanno raggiunto la stessa temperatura, baby. La variazione di energia interna delta U è data dalla differenza Q meno L. Oh baby, lo sai pure tu che delle leggi della fisica è fra le più belle. Per il primo principio il calore scambiato meno il lavoro compiuto dal sistema sull'ambiente. Baby, ci dice come varia l'energia termodinamicamente. I principi della termodinamica. Se arrossisci, baby, tu non solo cambi colore, ma la fisica ci insegna, stai scambiando calore. I principi della termodinamica. Al capitolo 7 li puoi ripassare, così dopo vi potete abbracciare. Oppure dire, fare, baciare, lettera, testamento. Il secondo dice che di S su di T è un rapporto che sarà maggiore o uguale a zero. Oh baby, lo sai che c'è, quella S nella formula non è un mistero. Ma si tratta di una grandezza fisica. L'entropia misura il grado di disordine presente nel sistema. Gelosa in un cassetto del cuore che aprirai soltanto in caso di un'interrogazione. I principi della termodinamica li puoi ripassare con una canzone d'amore, con i corpi che si scambiano lavoro e calore. I principi della termodinamica introducono il concetto di temperatura, un concetto in apparenza banale. Proprietà fisica che rende conto del trasferimento di energia da un sistema ad un altro. Proprietà fisica intensiva che misura in gradi Celsius, Fahrenheit oppure Kelvin. Il caldo, che caldo, fa caldo baby, che caldo ragazzacci. Allora, per casa i compiti ve li lascia il professor Bagnoli dell'Università degli Studi di Firenze. Entrate in camera, buttate tutto all'aria e la domanda è: l'entropia aumenta o diminuisce? Vabbè professore, questa era troppo facile. Comunque io intanto mi apro la app e mi riascolto il pezzo, tanto ho incluso la versione Platinum con l'ascolto illimitato dei brani che voglio senza consumare i giga. Ciao! Bella prova!